Volete sapere come disattivare gli acquisti tramite comandi vocali al vostro Echo Dot Alexa? Bene, allora rimanete con noi e andiamo subito a vedere. Io sono Ammon e questo è Bit in Bit. Appena comprato Alexa, i miei figli subito hanno iniziato a voler impartire degli ordini Alexa, quindi a chiedere di riprodurre determinate canzoni piuttosto che determinati skill di giochi. Il problema è che di default su Alexa si possono anche fare degli acquisti tramite comandi vocali, per cui una delle prime cose che ho voluto fare è stata andare a bloccare questa possibilità. Come facciamo? Innanzitutto è un'impostazione che si può fare solo da applicazione, per cui dobbiamo andare ad aprire l'applicazione Amazon Alexa sul nostro smartphone, andare in basso a destra nell'ultima voce dove dice altro, poi andiamo a selezionare la voce impostazioni dove c'è questo ingranaggio e selezioniamo la seconda voce impostazioni account. Come vedete la terza voce che compare è acquisti tramite comando vocale. In questa sezione possiamo andare a scegliere e impostare le varie autorizzazioni per gli acquisti. Per cui se vogliamo disabilitare del tutto gli acquisti tramite comando vocale, non dobbiamo fare altro che andare a cliccare su questa casella e disabilitare. Vedete che in questo caso abbiamo disabilitato qualsiasi acquisto tramite comando vocale. Se invece volete mantenere l'acquisto tramite comando vocale, quindi riattiviamolo, però volete avere una sicurezza in più, diciamo, affinché ci possa essere comunque una sorta di verifica e controllo sugli acquisti che vengono fatti, potete scegliere di attivare un codice di conferma di 4 cifre che deve essere dichiarato una volta che l'acquisto sta per essere effettuato. Per far questo non dobbiamo fare altro che attivare questa impostazione qua sotto e ci chiederà appunto di inserire questo codice di 4 cifre. Una volta scelto, selezioniamo la voce salva e vedete che sotto codice di conferma vocale vi appare il codice che abbiamo scelto. A questo punto possiamo attivare un ulteriore blocco che è il riconoscimento utenti. Nel mio caso, per esempio, una volta che dico ad alta voce il codice ad Alexa per fare l'acquisto e i miei figli lo sentono, anche loro possono ripeterlo. Attivando invece questa voce qua sotto, riconoscimento utenti, Alexa procederà con l'acquisto soltanto dopo aver ricevuto il codice di conferma da uno degli utenti che hanno registrato la loro voce su Alexa, per cui da una voce che Alexa riconosce. Se per caso non avete registrato la vostra voce su Alexa e volete sapere come fare, potete guardare il video che trovate qua sopra o in descrizione, dove vengono spiegati nel dettaglio i vari passaggi che possiamo eseguire. E a questo punto il gioco è fatto. Spero che il video vi sia stato utile. Se avete qualsiasi domanda non esitate a scriverci, cercheremo di rispondervi il prima possibile, magari facendo anche un video dedicato per le vostre domande. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo alla prossima.